Allora, Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, edizione 2021. Siamo nell'area Ruminanzia del Padiglione 2. Abbiamo deciso quest'anno, che per noi è stato anche un motivo di onore e di orgoglio, ospitare la presentazione, una sorta di open day del corso di laurea professionalizzante in tecnico esperto nella gestione sostenibile dei sistemi zootecnici dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Abbiamo qui il professor Umberto Bernabucci, al quale chiediamo di. È una cosa molto interessante, per cui però volevo chiedere al professor Umberto Bucci qual è l'obiettivo di questo corso di laurea, che tipo di professionista intende formare, mettere a disposizione. Grazie. Bene, grazie Alessandro, è sempre un piacere essere qui con Ruminanzia. Sì, a Viterbo abbiamo deciso, considerando le richieste sempre più pressanti da parte del mercato di figure tecniche nell'ambito della gestione degli allevamenti e non solo, ma della zootecnia in generale, di formare un tecnico nell'ambito del corso di laurea, dei nuovi corsi di laurea professionalizzanti che appunto sono nella classe LP02 area zootecnica, che hanno l'obiettivo proprio di formare tecnici immediatamente utilizzabili nel mondo del lavoro. Proprio per questo, questa laurea è molto diversa rispetto alle lauree tradizionali, prevede una grande attività di tipo pratico, la possibilità di svolgere un anno di tirocinio in aziende con cui abbiamo dei rapporti diretti in ambito di mangimistico o di gestione dell'azienda agrozootecnica. La finalità appunto è quella di fornire dei tecnici che sono in grado di gestire il nuovo che arriva, o meglio, già presente, ma che sempre si svilupperà in futuro, che è quello di gestire sistemi sempre più complessi con digitalizzazione, sempre con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità, il benessere animale e la salubrità delle produzioni. Questo è l'obiettivo principale che ci siamo preposti. Ed è quello appunto di formare un tecnico che sia di collegamento e che possa fungere da collante tra quella che è la gestione di base di un'azienda e il professionista, che può essere il veterinario oppure il nutrizionista. Quindi grazie ancora Alessandro per l'opportunità e grazie ancora a Ruminanzia. Grazie a te Umberto.